26 dicembre, Santo Stefano. Stefano, il cui nome dal greco significa corona o incoronato, fu un uomo pieno di fede e di Spirito Santo, il primo martire cristiano, per questo celebrato dopo il Natale del Signore. Di questo veneratissimo martire non si hanno notizie sulla provenienza, ma si pensa che fosse uno dei primi giudei ellenisti a convertirsi al cristianesimo o a seguire gli apostoli, ed è stato il primo dei sette diaconi di Gerusalemme, scelti dalla comunità cristiana perché aiutassero gli apostoli nel ministero della fede. Nell'espletamento di questo compito, Stefano, pieno di grazia e di fortezza, compiva grandi prodigi tra il popolo, non limitandosi al lavoro amministrativo, ma attivo anche nella predicazione, soprattutto fra gli ebrei della diaspora che passavano per la città santa di Gerusalemme e che egli convertiva alla fede in Gesù crocifisso e risorto. Nel 33 o 34 circa, gli ebrei, vedendo il gran numero di convertiti, sobillarono il popolo e accusarono Stefano di pronunziare espressioni blasfeme contro Mosè e contro Dio. Gli anziani e gli scribi lo catturarono trascinandolo davanti al Sinedrio e con falsi testimoni fu accusato di blasfemia. E alla domanda del sommo sacerdote se le cose stessero così, il diacono Stefano pronunziò un lungo discorso, il più lungo degli Atti degli Apostoli, in cui ripercorse la Sacra Scrittura, dove si testimoniava che il Signore aveva preparato per mezzo dei patriarchi e profeti l'avvento del giusto, ma gli ebrei avevano risposto sempre con durezza di cuore. Così i presenti si scagliarono su di lui e a strattoni lo trascinarono fuori dalle mura della città e presero a lapidarlo con pietre per ordine di un giovane di nome Saulo, il futuro apostolo delle genti, San Paolo, che assisteva all'esecuzione. In realtà non fu un'esecuzione, in quanto il Sinedrio non aveva la facoltà di emettere condanni a morte, ma non fu in grado nemmeno di emettere una sentenza, in quanto Stefano fu trascinato fuori dal furore del popolo, quindi si trattò di un linciaggio incontrollato. Mentre il giovane diacono protomartire crollava insanguinato sotto i colpi degli sfrenati aguzzini, pregava Dio affinché perdonasse i suoi uccisori. Gli Atti degli Apostoli dicono che persone pie lo seppellirono, non lasciandolo in preda alle bestie selvagge, come era consuetudine allora, mentre nella città di Gerusalemme si scatenò una violenta persecuzione contro i cristiani comandata da Saulo.